Chiaravalle, nuova Casa della Salute, via i lavori, siglata la convenzione Regione ASP. Ultimo atto amministrativo tra il Dipartimento della Salute della Regione Calabria e l'azienda sanitaria provinciale prima dell'appalto definitivo dei lavori per un importo di 8 milioni e 100 mila euro che serviranno per la costruzione della Casa della Salute che sorgerà di sana pianta nell'area parcheggi dell'ex sezione staccata del Tribunale, sempre in via Mario Ceravolo. In questi ultimi 2 anni l'ASP, attraverso l'ufficio tecnico, aveva dato un'accelerazione alle procedure di gara attraverso l'ausilio di Invitalia di Roma, che ha definito tutti gli aspetti prima di arrivare alla sigla della convenzione che il direttore generale Ilario Lazzaro ha sottoposto al vaglio dei dirigenti della cittadella regionale. A iniziare i lavori saranno i tecnici e le maestranze della RTI Airfire SRL e Tecnico Futura SRL. L'importo, stando al computo metrico approvato, sfiora di poco i 5 milioni di euro. Nell'ultima convenzione approvata è stato pure rimodulato il cronoprogramma di spesa che, per quanto concerne la tempistica dei lavori, scende dai previsti 910 a 791 dalla firma del contratto, che sarà ritenuto valido sino al 31 dicembre del 2023. Un ulteriore passo significativo in avanti, perché per la dirigenza dell'ASP si tratta di una delle prime case della salute, pronte a partire in Calabria, dove in questo frangente la sanità sta segnando notevolmente in passo per via delle tante criticità. I lavori partiranno con la costruzione del nuovo edificio, secondo le norme antisismiche, su una superficie di 2.200 metri quadrati e comprendere il piano terra e il primo piano. Altro argomento riguarda la scelta dell'amministrazione comunale che, attraverso il sindaco Domenico Donato, aveva proposto all'azienda sanitaria prima il completamento del nuovo manufatto e subito dopo del trasferimento degli ambulatori dalla sede dell'ex ospedale civile San Biagio. Dalla vecchia struttura sanitaria rimarrà ben poco perché sarà rasa al suolo, in quanto una volta dichiarata inagibile dal punto di vista della vulnerabilità sismica sarà inservibile e l'area sarà destinata ad aree disponibili per la Casa della Salute. Su questo argomento il Consiglio Comunale aveva dato il benestare all'operazione, che si è tramutata in una sorta di permuta per un bene ad uso pubblico e necessario per la collettività. Con il nuovo immobile ci saranno pure le forniture per quanto concerne la strumentazione per la diagnostica di laboratorio, in quanto tutti gli ambulatori medici dovranno essere adeguati alle nuove tecnologie. La percezione avuta anche della considerazione espressa dal sindaco Domenico Donato è che adesso la strada sembra essere quella giusta, perché di Casa della Salute si parla ormai da una quindicina di anni. Dopo la chiusura dei piccoli ospedali, la riconversione si era praticamente bloccata e i ritardi accumulati avevano causato solamente danni ai territori e alle popolazioni residenti. A soffrire maggiormente le zone montane e l'entroterra della provincia, svuotato di importanti servizi sanitari. Superata la fase edilizia, il grosso della partita si gioca adesso sulle risorse professionali da assegnare alla struttura. Argomento dotazione organica da rilanciare, perché i pensionamenti stanno provocando solo disagi all'utenza per via delle prestazioni ridotte rispetto alla domanda di sanità.